In quei giorni, a Gaban, il Signore apparve a Salomone in sogno durante la notte. Dio disse: chiedimi ciò che vuoi che io ti conceda. Salomone disse: Signore mio Dio, tu hai fatto regnare il tuo servo al posto di Davide mio padre. Bene, io sono solo un ragazzo, non so come regolarmi. Il tuo servo in mezzo a un popolo che hai scelto, un popolo numeroso, che per la quantità non si può calcolare né contare. Concedi al tuo servo un cuore docile, perché io sappia rendere giustizia al tuo popolo e sappia distinguere il bene dal male. Infatti, chi può governare questo tuo popolo così numeroso? Piacque agli occhi del Signore che Salomone avesse domandato questa cosa. Dio gli disse: poiché hai domandato questa cosa e non hai domandato per te molti giorni, non hai domandato per te ricchezza, non hai domandato la vita dei tuoi nemici, ma hai domandato per te il discernimento nel giudicare, ecco io faccio secondo le tue parole. Ti concedo un cuore saggio e intelligente. Uno come te non ci fu prima di te, né sorgerà dopo di te un altro più grande di te. Parola di Dio. Questa è una parola semplice e forte nello stesso tempo. Adesso vorrei illuminarvela. Guardate, mettiamoci un attimo nei panni di Dio. Dio vuole riuscire a comunicarsi a noi. Il problema di Dio è che Lui è talmente grande che per comunicare con noi, noi riusciremo a comunicare con una cellula del nostro corpo? Riusciremo a comunicare con un atomo che compone quella cellula? Siamo troppo grandi per fare questo. Allora, il problema di Dio è come poterci parlare. Lui che è infinitamente grande, se ci parlasse così com'è, noi scompariremmo all'istante appena lui apre la bocca per parlarci. A me è sempre stupita questa cosa. Mi ricordavo quando sono morti quattro soldati italiani in una missione dove era in Afghanistan, mi sembra. Dice, talebano gli ha mandato il missile, quello lì sulla spalla, no? Dice, ha preso il Lince, l'automezzo blindato dove stavano, quello è esploso e sono morti tutti. Qual è la causa medica che ha causato la morte dei quattro militari? Sapete qual è? No che lo sbrandellamento del corpo, no che la scheggia ha colpito un pezzo, il cuore, un pezzo vitale. Lo sbalzo di temperatura. Esplodendo quel missile ha provocato una temperatura, non so, 3-4 mila gradi. Quella ha ucciso i componenti del blindato italiano. Lo sbalzo di temperatura. Tant'è vero che è quello che ci uccide quando uno sta in un luogo, una cale con l'aria condizionata, vai fuori, qui stai magari a 18-20 gradi, fuori ne fa 38, 20 gradi di sbalzo di temperatura, ti ammali, anche se siamo a luglio, agosto. Perché lo sbalzo di temperatura immediato, senza il tempo di osservazione, fa male. Ecco, sbalzo di temperatura, passare dai, non so quanti gradi di cielo, mettiamo 30 gradi, a 4.000 gradi, ha ammazzato quei militari. Se Dio si manifestasse a noi, noi faremmo uno sbalzo così enorme che ci ucciderebbe all'istante. Allora Dio ha il problema, quando parla con noi, che Lui si deve fare piccolo, 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 fino a riuscire a farsi percepire dalla nostra nullità. Noi non lo capiamo questo, ma da parte
di Dio, c'è uno sforzo infinito nel farsi così piccolo per entrare in contatto con noi. Qui ci sono diverse mamme. Quanta fatica avete fatto per riuscire a intuire cosa passa al bambino piccolo che non sa parlare, che non sa spiegare quello che c'ha, che sente. L'unica cosa che sa fare è piangere. Con quello dice tutto. Quando c'ha fame, quando c'ha sonno, quando gli fa male la pancia, quando gli sponde il dentino, dice tutto. La mamma deve fare uno sforzo, farsi piccola, 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 per entrare ad essere quel cosino così e riuscire a comunicare con lui per sapere che cosa gli passa. Allora, Dio ha fatto questo sforzo infinito. L'incarnazione, quando Dio si è fatto uomo, questo non so se lo capiremo mai, è stato un miracolo potentissimo di Dio con il quale l'infinito eterno Dio si è fatto una cellula nel grembo di Maria, un affaruccio, un grumo di cellule, poi un bambino, una cosa eccezionale. Per fare cosa? Per riuscire a parlare a noi, per comunicare con noi. Che cosa ha fatto Dio? Allora, il modo numero uno con il quale Dio ci ha parlato è attraverso Gesù Cristo. Qui però siamo nell'Antico Testamento, Gesù non era ancora venuto nel mondo, c'erano i profeti, c'erano le personalità con dei carismi, c'erano i giudici, c'erano gli uomini di Dio, c'erano i re di Israele. Primo re Saul squalificato perché disobbediente a Dio, secondo re Davide santo, terzo re il figlio di Davide Salomone. Leggetevi queste storie, sono bellissime sulla Bibbia, cose dove la storia di Dio si impasta con i peccati dell'uomo. E tu ti vai a vedere, la tua storia sta scritta lì, con gli alti, con i bassi, con i marindesi, tutto, noi siamo fatti in quel modo. E allora, una delle modalità con cui Dio ha parlato prima che il suo figlio venisse nel mondo agli uomini è stata la via dei sogni. Uno dei modi con i quali Dio ha parlato a noi uomini. Per cui vediamo nella storia della salvezza diversi personaggi che hanno avuto da Dio dei sogni con i quali sono avvenute delle cose importanti. Per noi i sogni sono un campo di battaglia. Chi è superstizioso, anzi chi gli piace l'occulto, vede nei sogni un ramo della magia. Il termine tecnico è l'oniromanzia. Ci sono il libro dei sogni. Tu vai a leggere, apri il libro, c'è scritto: se tu sogni cavallo bianco ti porta male, se tu sogni, le nostre nonne, c'hanno un'enciclopedia vivente che sanno ogni cosa che si sogna, il corrispondente della vita. Questa, ve lo dico subito, è menzogna, fa parte del male. L'oniromanzia, il leggere in questo modo i sogni, perché non parliamo di quelli che nei sogni vanno a cercare solo il numero o i numeri dell'otto per fare la vincita, come se le comunicazioni dell'aldilà nei nostri confronti fossero soltanto facci vincere i soldi. Allora quello ha sognato morto che parla, no, il numero 43, quell'altro ha sognato, uno va a giocare, perché per carità tutto è un sogno meno che una combinazione di numeri vincenti per il lotto o per qualsiasi altra cosa, quando proprio i soldi sono la rovina del genere umano. Poi, per qualcuno, Freud pensava che i sogni fossero la rivelazione dell'io inconscio, l'id della persona, per cui analizzando bene il sogno si potevano scoprire della persona cose che erano alla base del suo essere, che manco la persona stessa si rendeva conto di avere e che invece giocavano un ruolo determinante nella vita di questa persona.
per cui il freudiano analizza il sogno, ecco, tu hai sognato questo perché da piccolo hai ricevuto questo trauma, perché è successo così, e ti ingrandisce una cosa che quando uno a conoscere il Dio, che cosa credi di avere chissà quale problema spirituale, tremendo, mentale, psicologico addosso, per cui hai bisogno di una terapia lunga 15 anni, costo 80 euro a seduta, non vediamo quanto deve spendere per migliorare un pochettino. Menzogna. Freud non era cristiano. Essere credente in Dio per Freud era una nevrosi. Era l'aver riportato nel mondo moderno l'ideale del villaggio antico dove comandava Dio e tutti gli uomini, perché non erano scienziati, non capivano, non avevano una testa libera da questa idea superiore. E poi Dio che cos'è? Soltanto la proiezione nel cielo dei nostri bisogni umani. Quindi, altra menzogna tremenda. Ha fatto sempre capire questo. Quando Gesù Cristo dice: non può un cieco guidare un altro cieco. Se uno non è illuminato da Cristo, che cosa ci capisce nell'altro? Come può dirgli adesso io ti curo? Anche se ha fatto 10 anni di studi di psicologia, ma studi dei libri fatti e scritti da persone umane, non studi il Vangelo. Che cosa può dire una persona che non ha la luce di Cristo per aiutare uno che è triste, che è angosciato, che c'è problemi, che sta male, magari proprio perché non c'è la luce di Cristo? Cosa gli può dire? Quanta menzogna c'è dietro questa via della psicologia? Questo non è il commento di stasera, lo prenderemo un'altra volta, lo prendiamo fatto bene perché è una cosa importante ed è una delle cose sulle quali bisogna più intervenire nel mondo di oggi. Allora, quindi i sogni non sono quella cosa che diceva Freud, assolutamente. Dal punto di vista naturale, i sogni sono il cervello elabora tutti i dati ricevuti nella giornata, li immagazzina, li analizza e così via. I sogni sono importanti, tant'è vero che il sonno indotto da farmaci, i sonniferi o addirittura i sonniferi ipnotici ancora più potenti, è un sonno che non soddisfa, soprattutto non riposa il cervello, perché il sonno indotto dal farmaco non fa fare i sogni, non ha sogni. Allora la mattina uno si sveglia, si è dormito perché il farmaco l'ha fatto dormire, col mal di testa, con la testa pesante, con la testa stanca, perché non ha sognato. Poi, quindi il sogno, diciamo, naturale, il sogno naturale può essere sede dell'azione dello spirito del male. Allora non si parla più di sogni, si parla di incubi, di sogni angosciosi, brutti, che ti svegli con un attacco di terrore. Quelle, per carità, sono una robaccia da buttare via prima di subito, e in sogni rispetto allo spirito del male non c'è nessun messaggio da parte di Dio, e bisogna soltanto dimenticarlo prima possibile. Oppure, in qualche caso, i sogni sono sogni ispirati da Dio. Quello di oggi, il sogno di Salomone, è un sogno ispirato da Dio. Poi lo vediamo. Io vorrei farvi vedere che se Dio parla attraverso un sogno a una persona, quel sogno è molto importante e per la persona che lo riceve e per gli altri. Uno dei personaggi più famosi per il fatto dei sogni nella Bibbia, sapete chi è? Qualcuno se lo ricorda? Non Samuele. Giuseppe, l'undicesimo figlio di Giacobbe, che fin da piccolo aveva dei sogni, li diceva, come ogni bambino, apertamente ai fratelli, al padre, alla madre. I fratelli che non avevano i sogni, come noi siamo più grandi, più importanti, quello c'è i sogni, noi no. Allora rifiutavano questo fatto che suo fratellino ci avesse questi sogni e lo chiamavano il visionario, questo è matto, non ci credevano. Poi addirittura una volta fece un sogno dove lui era in un trono e i fratelli e il babbo e la mamma si inginocchiavano davanti a lui.
Cosa? Noi inginocchiarsi davanti a te, ma tu sei matto, pure babbo e mamma si arrabbiarono tutti di brutto. Come ti permetti di fare questo sogno? Oh, arrivarono ad odiarlo, e lì ci sta una cosa dietro che se non si capisce. Giuseppe fu fatto da Giacobbe nella vecchiaia quando Giacobbe si era convertito a Dio. Venne in un modo. Gli altri fratelli, Giacobbe li fece quando era lontano da Dio e gli sono venuti in un altro modo, non gli sono venuti bene. Questi fratelli decisero di uccidere il fratello più piccolo per la tremenda invidia che avevano nei suoi confronti. Soltanto l'intervento di Ruben, il primo di, erano 11 a quel momento, 11 figli di Giacobbe, salvò dalla morte il fratello più piccolo, il quale invece di essere ucciso fu venduto agli schiavi, i mercanti arabi, già a quei tempi facevano i danni, gli arabi, e lo portarono, l'hanno venduto in Egitto. Questo è al babbo Giacobbe, dissero che una belva lo aveva sbranato ed era morto, portandogli gli abiti insanguinati con del sangue finto, sangue non suo di Giuseppe. Allora comincia tutta una storia, guardate, già Giuseppe da piccoletto cominciò a pagare per il carisma che aveva ricevuto. Tutte quelle persone che desiderano avere carismi per essere cristiani di serie A, per avere un scalino sopra gli altri, e pensano che avere un carisma significhi camminare in un'autostrada e una via privilegiata, si sbagliano di grosso. Chi ha un carisma da parte del Signore è più perseguitato degli altri, deve soffrire di più per causa degli altri, proprio in forza del carisma che ha ricevuto. Giuseppe rischiò di essere ammazzato dai suoi fratelli di sangue, dai suoi familiari. Ebbe il rifiuto di Giacobbe e della madre per il carisma dei sogni. Giuseppe però ebbe la caratteristica di non rinnegare mai questo carisma. Non disse mai a Dio: grazie, che bel dono che mi hai fatto. Guarda un po', momenti mi ammazzavano per il sogno che mi hai dato. No, questo non ho detto mai Giuseppe. Non si è ribellato a Dio per il dono che aveva ricevuto, o meglio per la sofferenza con la quale dovette pagare questo dono, gli fu fedele in una serie di sofferenze che non sembravano non finire più. Per farla breve, l'ultima sofferenza tremenda di Giuseppe fu quando Potifar, riccone dell'Egitto, lo acquistò come schiavo. Giuseppe è un bel ragazzetto. La moglie di Potifar, una gran zozzona, se lo voleva fare, detto in termini popolari. Giuseppe, guardate la purezza dei giovani, quanto è importante. La storia nel genere erotico, c'è il fatto del giovane con una donna più grande, di 15-20 anni. Il giovane dà sfogo a tutte le sue forze sessuali. E la storia è una storia sicura, perché essendo la donna più grande, sa gestire meglio la cosa, sa starsi zitta, è una storia più equilibrata, è una storia che va bene nel mondo dell'erotismo. Giuseppe poteva concedersi a questa donna, invece di fare lo schiavo sarebbe stato un privilegiato. Avrebbe avuto soldi, onore e tutte le attenzioni da parte della moglie di Potifar. E quindi divertimento di sesso e essere e fare una vita benestante. Non l'ha fatto, non ha ceduto a questa tentazione, quindi in lui ha vinto la purezza sull'erotismo. Anche qui, umanamente, l'ha pagato di brutto.
perché la moglie di Potifar, incavolata nera per il rifiuto di questo giovane, ha fatto finta di urlare, di subire un tentativo di violenza da parte di questo giovane. Arriva Potifar, il marito: delinquente, tu sei uno schiavo, hai usato mettere le mani su mia moglie. Lo fa arrestare e lui viene incarcerato nel braccio dei condannati a morte. Quindi lui da lì a poco tempo sarebbe dovuto essere giustiziato o impiccato o in qualche modo doveva morire. Anche qui io sono fedele a Dio, pretto della fedeltà, la condanna a morte. Conoscete questa storia? Così è andata. E Giuseppe ancora una volta non si ribella a Dio dicendogli come io ti sono stato fedele e questa è la mia ricompensa, non mi hai difeso Dio, non gli dice così. Sta nel carcere, accetta quella apparente sconfitta e il suo destino che da lì a poco. Quindi Giuseppe è stato faccia a faccia con la morte, quella di cui tutti abbiamo tremendamente paura, e c'è stato per la sua fedeltà a Dio. La fedeltà a Dio gli ha causato l'incontro faccia a faccia con la morte. Ecco, guardate quanto è grande il progetto di Dio e come è imprevedibile umanamente parlando. Nessuno di noi sa capire come Dio gli gestirà la sua vita, i passi futuri che Dio ha pronti per ciascuno di noi. Che cosa succede? Il faraone fa un sogno. Sogna sette spighe belle, floride, eccetera, e sette spighe rinsecchite, schifose. Queste spighe rinsecchite si mangiano quelle floride belle. Sogna sette vacche pasciute, grosse, grasse, una magnificenza, e sette vacche pelle e ossa. E queste sette vacche di pelle e ossa si mangiano quelle grasse. E il faraone si sveglia: ma che è questo sogno? Lui sa che questo sogno è un qualche cosa di importantissimo. Lo sa, lo sente così, ma non riesce a capire che cosa significa. Attenzione, quando un sogno viene da Dio, Dio può, come nel caso di Salomone, parlare esplicitamente, allora è facile, o può parlare con il linguaggio profetico, il quale significa segni e simboli, ognuno dei quali ha bisogno di una interpretazione, senza la quale non si può capire il messaggio di Dio. Il faraone ha avuto un dono profetico del sogno. Occorreva però che qualcun altro avesse il dono profetico della chiave per interpretare i segni che Dio aveva dato al faraone affinché questo sogno potesse essere compreso nel suo significato. Tenete, io sto parlando di quanto è stato importante il sogno del faraone, per far capire che quando Dio ci parla con i sogni ha sempre un grande messaggio da affidarci. Allora, cosa è successo? Il faraone aveva nella sua corte i famosi maghi di Egitto, maghi. Erano persone che lavoravano alle porte del mare. I maghi d'Egitto sono tradizionalmente famosi. I maghi d'Egitto, quando Mosè ha fatto le 10 piaghe, loro dicevano: questo c'ha potere, noi ce l'abbiamo di più. Loro facevano delle antipiaghe per dimostrare che pure loro potevano fare i disastri che volevano, perché avevano potere soprannaturale. Bene, i maghi d'Egitto, con tutta la loro sapienza, non riuscirono a capire la chiave di interpretazione del sogno del faraone. E il faraone si incavolò con questi maghi, cercò in tutti gli ambiti del suo impero, nessuno riuscì a rivelargli il sogno. Guardate, con Dio non si può scombattere, non si può giocare. Dio è Dio.
Solo lui possedeva la chiave per la rivelazione di questo sogno e lui l'ha data a chi voleva lui, non a chi voleva il faraone. Nessuno con tutta la sapienza umana, nessuno con tutta la sapienza diabolica è riuscito a capire il messaggio dato da Dio attraverso il sogno al faraone. Allora dicono al faraone: beh, abbiamo provato tutti, ci sta un certo ebreo sulla cella dei condannati a morte che pare che sappia leggere i sogni. Faraone, sentiamo anche questo. Bene, chiamatelo. Ti immagini il faraone che parla a un condannato a morte, chissà come puzzava, che sì, la dote ci stava lì, sporco, rovinato, sbrindellati, uno che doveva essere ammazzato, chi ne fregava ai carcerieri del look di questa persona o della salute di questa persona, doveva essere ammazzato. Allora dice: tu hai la capacità di leggere i sogni, adesso ti racconto il sogno che hai fatto, poi tu mi dovrai dire che cosa significa. Il faraone: non c'è bisogno di spiegarmi il sogno. Lui, Giuseppe, dice al faraone il sogno che aveva fatto e gli dice che cosa significava. Il faraone: eh? Come faceva Giuseppe a sapere quel sogno? E ancora di più, come faceva a sapere l'interpretazione? Ecco il carisma. Giuseppe aveva potentemente questo carisma dei sogni e della loro interpretazione, questo carisma affinato dalle persecuzioni avute per la sua fedeltà a Dio. Più soffriva per il Signore, più il suo carisma diventava potente. E lui gli dice: guardate che razza di roba, guardate che cosa stava succedendo. Faraone, ci saranno 7 anni di raccolti abbondantissimi. Ma dopo questi 7 anni di raccolti abbondantissimi, ci saranno 7 anni di siccità. Non si raccoglierà più niente. Se in questi 7 anni di raccolti abbondanti non si metterà da parte il cibo, moriranno milioni di persone per sete e per fame. Allora, quel sogno lì era il preavviso al capo di un popolo di milioni e milioni di persone di quello che sarebbe successo. Se non ci fosse stato quel sogno, significava che durante gli anni dell'abbondanza, a voglia magna, fa festa, eccetera, quando arrivava il primo anno di città, beh, già stringe la cinghia, mo passerà. Il secondo passerà. L'anno prossimo avremo il raccolto, è il terzo, è il quarto, è il quinto, è il sesto, è il settimo, morivano per fame milioni di persone. Allora quel sogno era tremendamente importante, sapere. Per questo il faraone sentiva che lui doveva sapere il significato di questo sogno. Non poteva arrendersi, quando lui non riusciva a trovare l'interprete di questo sogno, al fatto di non poterlo interpretare. Dio gli dà la chiave di interpretazione attraverso quell'ebreo condannato a morte. Il faraone, che capisce tutto e capisce l'importanza di quello che si doveva fare in base a quel sogno, nomina Giuseppe numero 2 dell'impero egiziano, che significa che dopo il faraone in Egitto veniva Giuseppe, e Giuseppe comandava tutto e tutti, comandava l'esercito, comandava la guardia dell'imperatore, comandava i sacerdoti, tutto comandava. E l'incarico numero 1 dato dal faraone a Giuseppe era di costruire questi depositi. Noi oggi chiamiamo i silos, i depositi, no? Beh, lui non è che doveva costruire, non so, qua ci mettiamo un silos, di qua un altro,
Lui dovette costruire intere città deposito, città deposito. Che qui, in questo palazzone in via Firenze numero 15, ci stava il deposito del grano, alto 10 piani, con tonnellate di grano lì dentro, ben stipato, messo a fresco, senza umidità, eccetera, eccetera. Che in via Toscana numero 25 ci stava il deposito dei fagioli, seccati, messi bene, stipati, e non 10 kg di fagioli, tonnellate di fagioli lì, dovevano starci per 7 anni. Città intere deposito. Il più possibile in questi anni di abbondanza fu raccolto e messo da parte per poter far fronte alla fame di milioni di persone per 7 anni. Immaginate che mole di scorte alimentari ci dovevano essere? Tutti erano impegnati a fare questo. Quando venne la siccità, i popoli vicini che non si erano preparati per questo e soffrivano la fame tremendamente, milioni di persone, che cosa fanno? Dovettero andare in Egitto a comprare gli alimenti per poter sopravvivere. Quindi i depositi, oltre che per l'Egitto, erano anche per gli altri popoli. E chi sta nel commercio lo sa. Quando la gente ha un bisogno scannato di una certa cosa e quella cosa lì ce l'ha una sola persona, quello che ce l'ha che fa? Se costava 100 euro, te lo vende a 5.000. Chiamasi speculazione. Immaginatevi quanto diventò ricco l'Egitto in quei 7 anni di siccità. Il faraone contentissimo, di guai a chi toccava Giuseppe, perché Giuseppe proprio era per lui, dopo di Dio, la persona più importante che esisteva. Guai chi toccava Giuseppe, perché per il carisma dei sogni e della loro interpretazione. Vi ho raccontato questo, meno male lo sapevate, non so se lo sapevate in questi termini, per farvi capire quanto può essere importante un sogno profetico per la vita del faraone, per la vita di un popolo, per la vita di Giuseppe. Perché se lui non avesse saputo interpretare i sogni, andava impiccato o giustiziato a morte, come gli era successo per aver detto di no alla moglie di Potifar. Io me l'immagino sempre una cicciona quella, perché anche faceva schifo, nel senso, una maialona che voleva abusare di un giovane perché era viziata. L'ho detto di no. Allora, ecco questo, Giuseppe, personaggio importante per i sogni poi ci sono stati altri personaggi. Giuseppe, il marito della Madonna, lui ha saputo per via di un sogno dove un angelo gli ha parlato perché la Madonna è rimasta incinta, ha saputo per via di un sogno che Erode voleva uccidere il bambino, quindi dovesse scappare prima possibile, andasse in Egitto col bambino e la Madonna per salvare la pelle. Ha saputo da un sogno che era morto Erode, quindi il bambino e la Madonna non correvano più nessun rischio, poteva tornare in Israele, eccetera. Lui, Giuseppe, è stato guidato da Dio attraverso i sogni. Guidato da Dio. Giuseppe era un falegname, non era un prete, non era un vescovo, non era un membro del Sinedrio. Una persona di poco conto. Guidata da Dio attraverso i sogni. Se cominciamo a parlare dei santi, la storia, andiamo a fare la catechesi fino a fine settimana prossima. Adesso andiamo a vedere il sogno di Salomone. Questo sogno ha come momento storico nella vita di Salomone quando muore il padre. Leggetevi sulla Bibbia queste cose, questo è il primo libro dei Re. Qui è storia, quindi si legge bene. Quando si legge la storia della salvezza è più bello di quando si leggono, non so, le profezie di Dio, quando si leggono le cose sapienziali, perché la storia è il luogo dove emerge l'agire di Dio nel migliore
tutti i modi, nel modo più evidente. È bellissimo questo, sono storie molto semplici e molto belle. Guardate questa, la Bibbia. Questo libro deve tornare ad essere il numero uno del popolo di Dio. E veramente attraverso di questo conoscere l'agire di Dio in ogni tempo della storia, in ogni luogo della terra. Allora, Salomone, muore il padre Davide e diventa re al posto suo. Perché Salomone e non uno degli altri figli? Leggetevi il libro dei re e capirete perché. Non ve lo dico adesso io. Salomone, che era figlio di Bezzabea, secondo figlio. Allora, qui non dice a che età diventò re, mettiamo 18 anni. Un giovane oggi a 18 anni, che cosa c'ha in testa? Cosa desidera? Gli appare di notte in sogno Dio e gli dice: chiedimi quello che vuoi, io te lo darò. Che cosa chiederebbe oggi un giovane di 18 anni a Dio? Signore, adesso che sto per diventare re, dammi una bella regina. Te la chiedo, alta 1,80, curva e mozzafiato. Vorrei chiedere questo. Una regina buona. Oppure, siccome sono re, i re hanno gli armi, dammene 10 di regine, come ti ho detto prima. E via, farsi una vita di grandi piaceri del corpo, col massimo delle bellezze fisiche del tempo. I pascià, come si chiamano? Gli sceicchi del nostro tempo, quelli che hanno il petrolio, fanno così, fanno un harem di mogli, si vanno a prendere non solo quelle del posto, ma quelle da tutte le parti, dell'Europa, la Svezia, l'America, per variare, per le più, donne più belle del mondo, per il loro vizio. Non ha chiesto questo Salomone. Un'altra cosa che i re sempre ci tenevano è di avere un esercito invincibile per essere una grande nazione. Guardate, nell'antichità Alessandro Magno è un grande impero. Nei tempi nostri Napoleone Bonaparte si è messo la corona da imperatore, fatta con uno dei chiodi la croce di Cristo, la corona ferrea. Dio me l'ha data, guai chi me la tocca. Poi, siccome il Papa lo incoronava, lui gli ha tolto la corona dalle mani e si è incoronato da solo, perché lui era più importante del Papa. Grande come lui non c'era nessuno. Per fare grande Napoleone, la cosa differente da oggi ad allora era che chi comandava non era a servizio del popolo, era il popolo. Era il popolo che serviva al re per farlo diventare più grande. Quindi se per far diventare grande Napoleone Bonaparte ci occorreva che 200.000 soldati francesi morissero sbudellati dalle cannonate, dalle pistolettate, fucilate, le baionette dei nemici, per far più grande Napoleone Bonaparte andava bene che quelli morissero, con la scusa di fare grande la Francia, ma in realtà faceva grande se stesso. Tutti i potenti della terra hanno ordinato in questo modo. Nella Bibbia, quanto è importante, c'è il racconto di Nabucodonosor. Qualcuno si ricorda chi è questo Nabucodonosor? Era il re dei Babilonesi che ha invaso e distrutto lo stato di della Giudea e ha espugnato Gerusalemme. Leggete questa storia, bellissima. Nabucodonosor era il re dei Babilonesi. Era un uomo intelligentissimo, aveva fatto un regno qualcosa di meraviglioso. Una delle 7 meraviglie del mondo sono i giardini pensili. Sapete chi li ha inventati? Nabucodonosor, per quanto era grande questo re. Allora lui era solito fare così, andava la mattina sull'immenso balcone della sua reggia, guardava. Ecco lì i confini, ho conquistato qui le terre, quei popoli. Di là ho fatto l'altra campagna di guerra, ho conquistato quegli altri popoli, quelle altre terre. Il mio regno è immenso.
io sono un grande imperatore. La superbia fino a sentirsi grandi. Lui faceva le campagne militari perché era grande lui, per essere più grande. Quindi i soldati morivano per fare grande il re. Lui non gli importava del popolo. Quando lui fa così, Dio manda uno dei prigionieri di una campagna di guerra, un certo Daniele, uno degli ebrei, il quale aveva il carisma della profezia, e ha fatto un sogno e ha visto che il re avrebbe avuto una grande punizione di Dio, da parte di Dio, Yahweh. E lui lo disse al Nabucodonosor, col rischio che lui gli tagliasse la gola per quello che sta dicendo, perché figurati se si può fare un'osservazione al re, superbo poi. E gli disse che lui aveva avuto un periodo tremendo nella sua vita, se non si pentiva di governare in questo modo, cioè con la superbia, e la cosa che più di tutti dispiaceva a Dio era che lui non provvedeva per i poveri del suo regno. Se si voleva salvare dalla punizione che Dio gli avrebbe inflitto per la sua superbia, lui avrebbe dovuto incominciare a occuparsi dei poveri del suo regno. Sapete che ha fatto Nabucodonosor? Non l'ha fatto. Nabucodonosor da lì a poco impazzisce. Diventa come un animale, gli crescono i peli, strucia per terra, sbava, urla, non parla più, passa un periodo tremendo, non so quanto è durato diversi anni questo periodo, e poi rinsavisce. Quando rinsavisce che ha capito e si ricordava di quello che ha detto il profeta e chiede perdono a Dio e dice sulla terra c'è un solo Dio, non sono io, il Dio degli ebrei, Yahweh, voi tutti dovete servire il mio popolo a lui. Cambia quest'uomo per chi ha sperimentato la verità di Dio. Capite che razza di roba? Allora, diventando re, Salomone, lui, quando doveva chiedere a Dio, cioè quando Dio gli chiede che cosa Salomone voleva, in realtà da parte di Dio era una messa alla prova. Chi vuoi essere, Salomone, diventando re? Che categoria di re vuoi essere? Come intendi governare? Cosa mi chiedi diventando re? Salomone non chiese di avere un esercito potente e invincibile, non chiese di essere un re vittorioso nelle campagne militari. Altra cosa che chiede il re, ecco, per esempio, i nostri governanti, dicono tutti che loro vogliono governare e il più a lungo possibile. Poteva chiedere Salomone, fammi governare per 150 anni, voglio essere un re longevo e voglio governare per 150 anni. Non chiese neanche questo. Che cosa chiese al re, dico a Dio, Salomone a 18 anni? Chiese un cuore docile perché sappia rendere giustizia al tuo popolo e sappia distinguere il bene dal male. Detto in altri termini, com'è il senso del discorso, lui chiese la saggezza nel governare. E non poteva un superbo avere questa saggezza, un cuore docile, un cuore umile, saggio. Attenzione. Dio glielo concesse. Faccio un esempio della saggezza che ebbe. Salomone non si è messo a fare guerra con i popoli che confinavano. Perché? Perché quando si fa guerra, anche se si vince, si perde lo stesso. Uomini, tempo di lavoro e cose del genere. Salomone con i popoli confinanti fece accordi commerciali. Era in pace con tutti. Stava in pace con gli accordi commerciali, nel giro di pochi anni
il regno di Israele divenne il regno più ricco di tutti. La reggia di Salomone era un qualche cosa di favoloso per le ricchezze. Lui ereditò dal padre il compito di costruire il tempio al Dio vivente, fece, il padre cominciò il lavoro, lui portò a termine, fece un tempio con le più grandi ricchezze che c'erano a quei tempi, oro, argento, statue, cose, il massimo che c'era. Non era stupido, non si mise a fare la guerra con nessuno. Con gli accordi commerciali ha fatto prosperare il popolo. Le altre saggezze, leggete nel libro di Re, le cose che ci stanno sono meravigliose, sono storie dove si vede la sapienza carismatica di Salomone con la quale lui governò il popolo. Guardate, io vorrei farvi notare una cosa, sono sicuro che questo nessuno ha notata. A Dio gli è piaciuta o no la richiesta di Salomone? Se Salomone gli avesse chiesto di essere un potente guerriero, Dio sarebbe stato contento? Salomone ha chiesto di essere un re saggio, Dio è stato contento? Se lui avesse detto di essere un potente guerriero, avrebbe fatto morire un sacco di ebrei in guerra per la sua vanagloria. Poteva essere detto Dio di questa cosa. Governando saggiamente, Salomone non chiedeva più una cosa per se stesso, chiedeva il bene della gente. Allora questo è piaciuto a Dio. Vedete, ci sono preghiere che facciamo che possono piacere a Dio, preghiere che facciamo che a Dio non piacciono proprio. Che Dio può anche dare, poteva anche concedere a Salomone di essere un potente guerriero, ma glielo concedeva così, giusto per... Si chiama volontà condiscendente, cioè che Dio si abbassa alla bassezza della richiesta di preghiera e la esaudisce, ma quello non è il suo volere. Se avesse Dio scelto lui per il re, gli avrebbe dato un'altra cosa. Attenzione quando preghiamo. Le nostre preghiere possono essere preghiere che sono gradite a Dio o preghiere che sono gli fanno male alle orecchie al Signore a sentirle quelle preghiere. Gli dispiace che non gli chieda quelle cose lì. Capite la differenza? Allora, io voglio farvi capire questa cosa qua. Quando Dio ha sentito che lui, re, chiedeva per il bene del popolo, perché Dio ha gridato questa preghiera? Perché ha chiesto la cosa giusta che un re deve chiedere, il bene del suo popolo, perché l'autorità di per natura è un servizio alle persone. Chi sta più in alto è il popolo, il re sta sotto, al servizio del bene di tutti. Questa è l'autorità. L'autorità è che i genitori non stanno a dominare i figli, stanno al servizio del bene dei figli. I figli sono in alto, i genitori servi del bene dei figli. Il sindaco nuovo di Martinsicuro, se farà bene il sindaco, questo si vedrà, perché deve stare lui con la sua giunta al servizio del bene di Martinsicuro. Con Martinsicuro sta in alto, l'amministrazione sta al servizio del bene del paese. E così in Italia, governo, Gentiloni, al servizio del bene dell'Italia. Non so se lo fanno questo. Lo farebbero se, quando gli è stato dato l'autorità, loro si fossero messi in ginocchio e Dio ti prego, dacci la saggezza nel governare. Lo fanno questi nostri politici che sono atei, laicisti, massoni. Fateci caso, quando va su un certo partito politico, qualsiasi sia il colore, sa già quello che deve fare, sa già quali sono le leggi che secondo loro fanno bene all'Italia.
Le fanno magari a colpi di maggioranza perché non ammettono nessuna discussione e nessun ritardo sul loro programma di governo. Quando l'hanno fatta, hanno finito di distruggere quel po' che c'era rimasto di buono. Per quale motivo? Molto semplice. Può un cieco guidare un altro cieco? Che disse Gesù Cristo nel discorso della vite dei tralci? Senza di me non potete far nulla di buono, di cattivo tanto, ma di buono niente. Senza di me non potete far nulla. Se io parlo con adatto alla parrocchia, le mie idee, quello che io penso che è buono per la parrocchia e per Martinsicuro, distruggo la fede di tutti nel giro di pochi anni. Se faccio quello che Dio mi fa capire che è il bene del popolo, della gente, della fede delle persone, sarò un bravo parroco perché farò crescere la fede a tutti quanti. Allora, il punto di partenza è mettersi in ginocchio e a dire: io sono uno zero, tu Signore ispirami, tu guidami. Se non avviene questo, un cieco non può guidare l'altro cieco. Se ci prova a farlo, cadranno tutti e due in un fosso. E se quell'altro invece di un cieco è un popolo di ciechi, casca il cieco che guida con tutto il popolo dietro nel fosso. Ed è la situazione di oggi dell'Italia moralmente e materialmente intesa. Perché nessuno si mette in ginocchio a dire: dammi la sapienza, Signore, nel governare. Guardate, questo riguarda tutti. Sì o no? Nessuno di noi è il re di niente, però noi siamo chiamati a governare. Il primo che dobbiamo governare chi è? Ognuno deve governare se stesso. Ci governiamo bene o ci governiamo male? Ci governiamo con la nostra sapienza o ci governiamo con la sapienza di Dio? I genitori devono governare la loro famiglia. Il professore deve governare la sua scolaresca. Il mister deve governare i bambini, i ragazzi della scuoletta di calcio. Per i bambini e i ragazzi il mister quanto è importante. Ascoltano più lui che i genitori, perché il calcio è una passione, per lui il mister lo seguono. In qualsiasi cosa dice il mister a loro. Se il mister quando un ragazzino bestemmia lo caccia fuori, lo mette un minuto fermo al bordo del campo a non giocare, quello non bestemmerà più. Se invece lo lascia fare e si mette a ridere, perché tanto la bestemmia non è niente di importante, sarà un giocatore bestemmiatore. E così via. Tutti abbiamo persone o cose da governare. Come le governeremo? Ma ancora non sono arrivato al punto cruciale, come devo dire. Quando Dio ha gradito la preghiera di Salomone, gli ha dato quello che Salomone chiedeva o gli ha dato di più di quello che chiedeva? Se Salomone ha chiesto 100 e ha chiesto 100 di giusto, Dio gli ha dato 100 o gli ha dato di più? Questa è una cosa importante. Guardate, siccome tu hai chiesto questa cosa, la saggezza del governare, e non hai domandato per te le cose che fanno gli altri re atei, senza Dio, allora io farò secondo la tua richiesta, ti do la sapienza del governare, ma ti do una sapienza che sarà così grande che fino a questo punto nessun altro ha mai governato un popolo come lo governerai tu e non ci sarà come te un'altra persona in futuro che lo farà. Gli ha dato una sapienza straboccante, carismatica, potente. La preghiera fatta bene, ispirata, giusta, è una preghiera esaudita oltre le aspettative del richiedente. Perché questo fa Dio, quando vede che il canale è aperto, quando vede che la persona è nello spirito giusto, allora sovrabbonda nella risposta. Perché quello che deve avvenire è questo, che ci sia una abbondanza di esercizio, di sapienza, del governare, di un governo straordinariamente fatto bene. Quindi Dio sovrabbonda.
Perché dico questo? Adesso, fra poco, pregheremo. Se noi qui pregheremo chiedendo a Dio cose secondo lo spirito del mondo, secondo il nostro spirito, Dio, può darsi pure che ce le concede, però, proprio giusto per... Se noi chiederemo, ispirati dallo Spirito Santo, se noi chiederemo le cose giuste, Dio farà un'esplosione di risposta, di più delle nostre aspettative. Metteremo in moto qualche cosa di grande nella nostra vita. Ricordatevi il faraone e Giuseppe in Egitto. Quando quel sogno è stato ben interpretato, si è mosso l'impero intero in obbedienza a Dio sulle indicazioni di quel sogno. Se noi chiederemo, ispirati dallo Spirito Santo, Dio farà qualche cosa di grande per la nostra vita. Risponderà al di là e al di sopra delle nostre aspettative migliori. Ci darà quello che noi non osiamo sperare, non osiamo neanche credere. Perché abbiamo chiesto il giusto, la cosa che veramente serviva per la nostra vita. E per far questo bisogna che preghiamo ispirati. Gesù ci ha dato il suo spirito, l'ha messo qui e qui, perché noi cominciassimo proprio a chiedere, a vivere con l'ispirazione sua. Facciamo questo e permettiamo a Dio di aprire i cieli su di noi già da questa sera stessa.